No, mio signore, se un uomo è stanco di Londra, è anche stanco della vita, perché tutto ciò che la vita può offrire è a Londra, disse Samuel Johnson nel 1777, e questa è una frase molto cara al fotografo di cui parliamo oggi, lo street photographer Matt Stewart, tanto da riprenderne una parte della frase nel titolo di una delle sue più famose serie fotografiche. Le immagini solo apparentemente fortuite e ironiche di Stewart sono attimi di vita quotidiana ripresi da un punto di vista che stravolge il senso delle cose. Non solo infatti questa immagine, dalla composizione chiaramente triangolare, funziona a livello grafico sulla ripetizione del colore rosso nel vestito della donna, nel colore del rossetto e nell'autobus a due piani, tipicamente londinese, alle sue spalle, ma la ripetizione è anche riproposta all'osservatore attraverso i gesti dei passanti. Non sembrano infatti sia la donna, sia l'uomo alla sua destra, compiere lo stesso gesto, ripararsi dal sole, cercare nell'assolato e convulso brulichio londinese di guardare più in là, oltre le loro vite. E non è questo anche il gesto del fotografo di strada? Muoversi con insaziabile curiosità, pazienza ed inguaribile ottimismo alla ricerca di un attimo irripetibile, di una falla all'interno della ripetizione del quotidiano. In media, confesserà Matt Stewart, queste qualità sono fissate giornalmente nella fatidica misura fotografica di 3 rullini. E da una giornata qualsiasi, a Londra, è davvero tutto.